Ciao a tutti Toyota e bentornati sul canale. La volta scorsa abbiamo raccolto un bel po' di ceste. Di nuovo quest'oggi faremo un po' di quest qui sopra al punto nord, in questa zona della mappa che, se non sbaglio, non abbiamo mai visitato. E la cosa che vorrei andare a visitare è quella isoletta sulla destra in alto. E quindi vi do il benvenuto di nuovo su Cat Quest. Ok, ah, non mi ricordo, salviamo. Non si sa mai, anche se siamo spawnati qua perché ho salvato 2 volte, non lo so. Allora, il cespuglio volante. Facciamo così. Mi trovate fuori, vi insegnerò a volare se mi aiutate. Esatto, era quello che dicevano. Sì, possiamo volare. Ah, dov'è? Volare, gattero. Che sarebbe davvero. Per tutte le zampate andiamo. Certo, perché se posso volare posso andare più veloce. Posso andare nelle nuvole, possiamo fare tante robe. Non lo so, mi sto esaltando. Ah, finalmente qualcuno ha visto la mia missione? Eh? Chi ha parlato? Sono qui sotto. Un cespuglio parlante. Purtroppo sì, ho ricordi che riguardano il volo e molto altro, ma ora tutto quello che sono è un cespuglio parlante. Però ho l'impressione di avere qualcosa, però di aver perso qualcosa di speciale nelle vicinanze. Se lo trovate, sono certo che mi aiuterà a recuperare i miei ricordi. Ok, resta lì e lo recupereremo noi per te. Non che possa andare da nessuna parte. In effetti, è un cespuglio. E lì dentro sarà un mio arduo lavoro cercare con tutti questi mostri. Ok, eliminiamo tutti i mostri prima. Nel livello 30. Ah, è quella spirale, quella che abbiamo fatto la volta scorsa. Grazie. Bene. Grazie. Grazie. Allora c'è questo che è esploso quando ha dato il colpo per terra. Era meglio che non lo faceva. Stavo per non schivarlo. Facciamo il giro giro tondo. Prendiamo anche queste bellissime cose che ci servono. Copriamoci un po' di mana. Ok. Scavi ed estrai una strana gemma sepolta nel terreno. Mimiao, deve essere questa, giusto? Torniamo subito indietro, certo. Eh? Giurerei che qualcuno ci stava osservando. Sì, l'ho visto anch'io. Aspetta, che questo qua ci dà punti. Qua è sempre meglio ucciderlo perché vedi, ci dà 245 di XP a botta e 16 monetanze. Miau, prima non c'era una montagna qui. Ma è vero! È vero! È Chip! Scusate, mi è venuto da starnutire. Eccolo qua il passaggio, vedi? Posso camminare tra le acque, quindi posso fare quello che voglio. Adesso c'è. Eh? Dai, la strana gemma al cespuglio. Ma prima c'era, ma non c'è, non lo so. Ah, sento i ricordi che tornano rapidamente verso di me. Le nuvole tra i capelli, il sole sulle ali. È meraviglioso. Quindi questo vuol dire che puoi insegnarci a volare ora? Un po' di pazienza, sono ancora solo un semplice cespuglio dopo tutto. Tornate da me più tardi, sto ancora recuperando i miei ricordi. Svenendo davanti alla casa, dormiamo. Andiamo a prendere la seconda quest, l'albero magico. Un cespuglio non può fare più di tanto, ha ancora bisogno di aiuto. Un cespuglio parlante può veramente insegnarci a volare? Secondo me sì. Sai, a me sembra ancora strano credere che stiamo parlando di un cespuglio. E io sto parlando con un gatto, molto meglio.
Ho bisogno che voi gatti potenziate quella gemma che mi avete portato. È l'ultimo passo. E dove possiamo farlo? Avverto un grande potere proveniente da quell'albero gigante, la città di Miaolino Vento. E poiché tu sei solo un cespuglio, hai bisogno del nostro aiuto, giusto? Lascia fare noi. Ci pensiamo noi. Facciamo tutto noi. Tu? Cosa ci fai qua? Ma va fatto un male, canissimo. Canissimo. Cane, gatto. Va bene. Miau, perché ci sono tanti gatti qui? Voi dovete essere miau nuovi. Preghiamo questo vecchio tronco rosso. Funziona il gattero? È un antico albero. Farà sicuramente qualcosa. Non costa niente fare un tentativo. Non succede niente, forse dobbiamo dire qualcosa. Oh, grande, potente tiragraffi, cioè albero. Concedici un po' del tuo potere per attivare questa gemma. Ha funzionato. Ecco qua. Abbiamo bisogno della loro facoltà di volare. È l'unica magia che ci manca. Attingendo dalla potente magia dell'albero, ne ho catturato uno. Possiamo estrarre la conoscenza del volo. Lancia l'incantesimo, estraila ora. Ha funzionato, ma è cristallizzata in una gemma. Come facciamo a... Eh? No, non avvicinatevi ancora. Come osate, vi distruggerò. No, aiuto! Non capisco. Ah, ok, più avanti c'è il mostro, l'ho sconfitto, è rimasto solo uno. Non riavrete mai questa gemma, vi porterò giù con me. Senza la facoltà di volare resterete intrappolati qui per sempre. Il vecchio tronco rosso stava cercando di mostrarci qualcosa. Mi aspetta, guarda, la gemma si è potenziata. La gemma inizia a rimbombare. La gemma si potenzia. Forse questo cespuglio, quel cespuglio parlante, può usarla ora. Fusaffrettiamoci e torniamo indietro. Chi siete? Il mago furfante ti ha strappato la gemma. No, no, ho strappato, come fai? Ce l'avevo in tasca. Ma che vorti, oh! Accimicio! Cosa? Seguiamolo! Aspetta, però. Devo svenire un attimo. Ok, di qua. Dov'è la gemma? Per fortuna ho un buon naso, sono riuscito a rilevare altre due tracce. Scegli il percorso che ti sembra giusto. Io vado di qua. No, questo è... sono cattivi. Aspetta. Signori, possiamo andare a prendere un'altra chest. Cos'è la nostra undicesima chest? Ciao! Sì, magari facciamo anche un livello. Non ho più mana. Adesso sì. La chest è sopra. Ok.
E dobbiamo uccidere l'ultimo mobettino, che è questo qua. Via, apriamo la nostra chest. Samurai. Samurai. Va bene. Andiamo a vedere com'è. È questa. Ok. Torniamo alla nostra missione. No, siamo stati ingannati, era solo un'altra illusione. Torniamo indietro appena sei pronto, dobbiamo stabilire la prossima. Ok. Abbiamo preso un livello. E quindi dobbiamo andare. Dobbiamo farci tutta la strada di nuovo indietro? Questi sono potenti, non difficile ucciderli. Quindi li scavalchiamo. Quindi andiamo di qua. Saliamo di qua. Dai, io voglio. Voglio volare. Così saltiamo tutte le montagne. Il culto, livello 40. La gemma mi sta chiamando, deve essere restituita. Come fa un cespuglio a lasciare tutti questi avvisi in giro? In effetti è vero. Cioè, se è un cespuglio che non si può muovere, come fa a lasciare... Bella domanda. Ah, finalmente siete tornati. Ho visto dove è fuggito quello spregevole mago. Comunque, in teoria sta sussurrando, quindi... Ah, finalmente siete tornati. Ok, sai, per essere un cespuglio sei un ottimo osservatore. Presto non sarò più un cespuglio. Ok, andiamo a uccidere il culto. Ah, ciao. Non me ne vogliate male, ma voglio uccidere la mucca. Perché ci dà tanti dindi e XP. È buona da farmare questa qua. Ok, andiamo giù in teoria. Ah, là sotto, va bene. Aspetta che ho visto... Ah no, quella lì però io non ci sono mai stato. Eh sì, perché c'è il punto, infatti, esclamare interrogativo. Ah, nuova magia! Gattrappola. Posiziona una trappola per i nemici. Apprendi. Sì. E certo. Aumentiamoci anche la vita. Possiamo. Via. Allora. Ah, dobbiamo entrare qua dentro, in quella caverna, ma... Cosa vogliono fare i maghi furfanti con quella gemma nel cespuglio? Distruggi tutti i maghi all'interno, amico senza pietà. Siamo pronti? Livello 40. Via. Verso un'avventura. Ma non c'è niente qui. Questi sono i maghi di cui stiamo parlando, mio, c'era dei percorsi segreti. Uè, quanta roba hai fatto. Fatto male, lo sai, vero? E prendiamo la cesta, vediamo cosa scopriamo. Naturalmente, dentro la caverna dei maghi c'è il cappello da mago. Ho trovato il loro nascondiglio, ma la gemma è neanche qui. Controlliamo fuori. 12ª chest dorata, signori. Armatura Teschio.
Attenzione, l'armatura teschio sta diventando più forte? Meno 24, meno 24 ci dà... Ah, ok, no, niente. Ci dà solamente il... l'attacco magia. Ci aumenta solamente la magia. E a noi, onestamente, in questo momento non ci può interessare. Non è più così furbo, eh. Ha lasciato una traccia. Sembra proseguo sull'acqua. E noi possiamo andare sull'acqua. Questa è nuova zona, signori. Nuova zona. Zona paludosa, tenebrosa. E ci sono i fantasmoni qua. Che sono anche belli da farmare. Ma... Ma che bello! Mi sta piacendo questo posto. Ah, mi hai fatto male, lo sai, vero? Ma che bel posto. Stai gattando un'altra caverna. Pare proprio che non abbiamo scelta. Gattoraggio, amico. Mettiamoci al lavoro. Ma prima... Sono sicuro che quel sangue di drago non mi troverà qui. Eh? Non sei abbastanza furbo, gatto ladro. Restituisci ciò che hai rubato. Tu elimini i draghi, noi se... No, non sei degno di avere qualcosa che appartiene a loro. Questa appartiene al clan dei venenatori di draghi. Quella gemma appartiene a un cespuglio parlante, non a un drago. Tu non sei niente, sangue di drago. Ora che l'hai attivata per noi, non mi fermerò mai. Oh, aspetta però, eh. Non si fa così. Vabbè, sembreresti... mi sa che sei facile da uccidere. Bastone arcano. E abbiamo raccolto la gemma. Ma così? Finalmente l'abbiamo recuperata. Restituiamola se passiamo di là più tardi. Livello 99, quindi non possiamo entrare. Ma qui abbiamo roba... Guida dei pirati. Pietra dei pirati. I pirati le lasciano in giro per guidare le loro ciurme verso il tesoro. Guarda, c'è un'iscrizione sulla pietra. Oh, naviga verso sud, verso la buffa testa che non ne sembra un gatto. Ora vai a ovest verso la città nate gemelle. Da lì vai a nord-ovest verso il centro lago di grande territorio. Ora dirigi dal nord verso il golfo della terra di ghiaccio. Infine, procedi verso ovest finché non si vede il tesoro da sott'acqua. No, aspetta. Signori, com'era? Era da scrivere. Era nord, sud, era sud. Aiuto, non me lo ricordo, però sporchiamo questo. Mi ricordo nord-ovest, allora sud-ovest, nord-ovest e poi? Allora, ha detto andiamo a sud, verso quella testa di gatto che sembra un gatto ma non è un gatto. Esatto. Sbagliato. Infatti abbiamo questo. Testa di gatto che sembra un gatto ma non è un gatto. Questo. Poi andiamo a... Aveva detto a ovest. Giusto? Verso la rovina di qualcosa che non mi ricordo. Quindi, sud, ovest, ok, ovest verso le città nate gemelle. Ah, ok. Sì, praticamente sono andato indietro un attimo nel gameplay per capire, perché mi ero perso e mi sono andato a vedere
un attimino com'era. Ecco, queste sono le città nate gemelle, queste due sono uguali, una e due, vedete? Ok, da qui dobbiamo andare a nord-ovest verso il centro del lago grande del territorio. Nord-ovest è il centro del lago grande del territorio, quindi nord-ovest. Lago di Ganan sarà quello lì. Nord-ovest. Voglio prendere quella moneta. E dovrebbe essere... Lago di Ferigar, dovrebbe essere questo. Da qui lui dice di andare a nord verso il golfo tra l'erba e il ghiaccio. Ah, ok. Facciamo così. Sveniamo. E volevo vedere un attimo anche questa. A livello 50. Livello 60. Siamo qua tra il golfo. Che sarebbe questo. Infine, procedi verso ovest finché non si vede il tesoro sott'acqua. Quindi da qui in poi, qui non si può. No. Bloccato, magari si sbloccherà un giorno. Dice di andare verso ovest. Finché non vediamo il tesoro sott'acqua. Signori, dodicesima chest dorata. Tesoro nascosto. Gentle Bros. No, super equipaggiamento subito. Era qua. Eh sì, questa ci dà tantissimo. Questa è super fighissima. Eh già, 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 già. C'è anche un punto esclamativo qua sopra. Punto interrogativo. Su un cespuglio. Livello 0? Cosa vuoi? Caverna segreta, sconfiggi i mostri. Ma subito lo facciamo. Arma da 4 soldi. Ok, sono trappole. Non è che io l'abbia capito. Proprio quando finisco il mana. Tipo adesso. Praticamente sono solamente. Va bene. Facciamo così. Aspettiamo. Sono trappole. Ah, questo ci voleva, così recuperiamo un po' di mana. Esatto, bravo, grazie. Qua ci sarà qualche trappola sicuro, no? Non c'è. Elmo da 4 soldi. Se
sono stri... Aspetta. No? No? Una linea... Ci sono linee di demarcazione che non capisco. Chest. Una roba schifosa, insomma. Attenzione, c'è una X lì. Usci. Sembra... Ma cos'è, infinita? 777 XP. Ma una cosa stranissima. Carina ma strana. Strana ma carina. Vabbè, salviamo. Facciamo un 50 veloce, dai. Via. Ci serve salire di livello. Vorrei il 57. Il muco. Dai, su. Dammi qualcosa super XP che vado al 57. No, 57 è lontano, mi sa. Non ce la facciamo con questa. Oh, guardate lì cosa c'è. Oh. Cosa ci dà di bello? Una spada sì, upgradata. Niente di particolare. Ce l'avevamo già. Aia. Andiamo ad aprire la chest, la 14ª in teoria. Gilet da stregone. Peccato. Volevo l'elmo da campione, figo. No, eh? Sì. È molto molto divertente questo gioco comunque. Allora, andiamo a sbloccare il volo. Cioè, ci approcciamo verso dove eravamo prima, perché sennò poi ci dimentichiamo. Dobbiamo salire di qua, però aspetta, scusa. Perché dobbiamo salire? Possiamo andare di qua, possiamo camminare sulle acque. E poi di qua. Esattamente. Esatto. Andiamo a salvare. E direi di chiudere qui il gameplay perché si è fatta una certa. Spero che vi siate divertiti e alla prossima. Bye bye.